Due giorni di stop, da domani mattina alle 6 a venerdì mattina alle 6, per i benzinai in sciopero contro il fenomeno del pieno illegale, ma non solo. Le stazioni di servizio in tutta Italia resteranno chiuse su strade e autostrade, una serrata che si annuncia anche a Como compatta e massiccia. Secondo quanto riferito da Confcommercio, i prodotti clandestini rappresenterebbero addirittura il 15% del carburante erogato, miliardi di euro sottratti al fisco e alla collettività, milioni di litri di carburante di dubbia provenienza e quindi dubbia qualità in mezzo nei serbatoi degli automobilisti. L'illegalità è figlia delle liberalizzazioni selvagge e della conseguente destrutturazione del mercato, afferma Daniela Maroni, presidente provinciale della categoria per Confcommercio e vicepresidente nazionale. La Federazione Nazionale sollecita da anni la politica e le altre componenti del settore ad adottare una riforma complessiva che metta riparo ad oltre un decennio di deregolamentazione ed allentamento dell'intero sistema che ha aperto le porte ad ogni forma di illegalità. Al contrario, aggiunge Maroni, Governo ed Agenzia delle Entrate da una parte, le compagnie e i retisti dall'altra, continuano a trovare il modo per adottare provvedimenti il più delle volte disorganici, confusi, dall'applicabilità altamente problematica per una rete di vendita non ammodernata. Vi sono inoltre una serie di disposizioni che scaricano interamente e solo sui gestori, dice infine, responsabilità e costi che dovrebbero invece essere considerati di sistema. Lo sciopero, indetto da Confcommercio, Confesercenti e CISL, interesserà, come detto, gli impianti di rifornimento carburante, sia su strade che sulle autostrade, notturni e self compresi, da domani mattina alle ore 6 e fino alle ore 6 di venerdì.